Ma questa giungla, dov'era? Dove avete girato? Perché c'è qualcosa di ricostruito in studio, mi sembra chiaro, però ci sono anche delle relocation davvero, o mi sbaglio? Sì, abbiamo girato metà nella giungla, metà ricostruita in studio. Diciamo dove c'è il tempio è ricostruito in studio. Sì, la parte girata nella vera giungla è stata ovviamente arricchita per essere ancora più bella, ma soprattutto era ambientata e popolata da veri animali. Infatti, quelli che si vedono nel film sono animali reali, dai pitoni di 3 metri ai pappagalli e anche gli scorpioni che abbiamo tenuto in mano. Per non parlare dei ragni, come si vede già nella prima scena, un ragno Esatto, quelli erano gigantesco. tutti reali. E c'è un'iguana anche a un certo punto, mi Sì, sembra di essere esatto. Un'iguana gigante. Quella devo dire che è stata la parte più divertente del set. Era finito il Chuck, era una gara a chi accarezzava prima e faceva la foto col pitone. C'è anche un serpente da 4,5 metri. Mamma. Volevo domandare, perché è chiaro che voi siete sempre molto interessati anche a veicolare dei messaggi nelle vostre fiabe, nelle vostre avventure. In questo caso, per esempio, penso alla figlia del capotribù che ha questo percorso di emancipazione femminile, si potrebbe dire, no? Quali sono i temi che vorreste che rimanessero di Missione Giungla? Sicuramente affrontiamo il tema dell'amicizia, come siamo sempre soliti fare, che è un tema molto importante per noi, l'amicizia e l'amore, ma abbiamo anche toccato il tema dell'emancipazione femminile. Infatti si parla di Pesantosi, che è una tribù dove domina il patriarcato e il capo si pensa che possa essere soltanto un uomo muscoloso e invece con questa nostra avventura si ricrederanno. E poi un altro tema fondamentale è quello della natura, della salvaguardia della natura. Sì, che pensiamo sia un tema molto attuale, infatti capiamo la responsabilità che abbiamo con i nostri film, pensiamo che sia una buona occasione per trasmettere dei messaggi positivi ai più piccoli, visto che quello della natura oggi è molto attuale, cercare di aiutare e salvaguardare la natura, l'abbiamo voluto fare nel nostro stile, ovviamente, divertendo e intrattenendo, in un viaggio in cui cerchiamo di fermare la cattiva viperiana che arriva dal passato e che vuole desertificare il mondo per creare un enorme deserto. Un po' è quello che potrebbe succedere se non prestiamo più attenzione alla natura. Volevo domandarvi una cosa, siccome voi siete anche impegnati in un tour di Me contro te, che effetto fa incontrare i fan di persona fisicamente? È una grande emozione. Volevamo fare questo tour da tantissimo tempo, però purtroppo con la pandemia non è stato possibile. Quindi adesso aver potuto vedere i nostri fan dal vivo è stato qualcosa di molto emozionante. E ci è piaciuto così tanto che abbiamo voluto riproporre il tour anche il prossimo anno, cioè anche quest'anno. Siamo già nel 2023, quindi a febbraio ripartirà il tour in nuove città. E soprattutto abbiamo voluto creare uno spettacolo che fondesse un po' la musica e le canzoni che abbiamo realizzato in questi anni con ciò che abbiamo fatto nei nostri film. Infatti, venendo allo spettacolo, ripercorrono un po' la nostra storia e rivivono tra musica e balli tutte le nostre avventure col Signoresse, con Perfidia, con Viperiana e raccontiamo un po' il nostro mondo colorato e allegro. Ma lo fonderete mai il vostro mondo? Perché voi adesso avete varie versioni del vostro mondo, perché c'è anche quello adesso della serie TV. Fonderete mai tutto insieme? Me contro te, Universe? Beh, è in parte un sogno, cioè qualcosa che ci piacerebbe fare, trovare una sorta, creare il nostro endgame dove si incontra tutto. Al momento vogliamo consolidare i vari percorsi che abbiamo fatto, cercando sempre, di creare una sorta di intrattenimento fluido, come lo definiamo noi, dove, quello che facciamo con i libri si sposa un po' con quello che poi facciamo con i film, con le serie TV, creando una sorta di coerenza nel nostro mondo.